Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Bentornati. Oggi parleremo, come accennavo, di un argomento molto bello e molto interessante, perché approfondiamo il discorso sulla Chiesa vedendo un po' il secondo capitolo della Lumen Gentium, che è molto importante perché descrive la Chiesa in quanto popolo di Dio. È una cosa che abbiamo sentito dire tantissime volte, però è un concetto molto 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 bello, perché dopo aver visto il mistero della Chiesa, quindi il fatto che la Chiesa è una realtà che ha le sue origini in Dio, quindi non è perfettamente comprensibile né qualificabile con le categorie umane, perché le trascende, è vero però anche che la Chiesa è composta, è visibile, quindi è fatta da uomini, e i membri della Chiesa hanno ciascuno il proprio posto e delle funzioni al suo interno distinte e diversificate. E prima però di ogni qualunque altra diversificazione fondano la loro appartenenza ad essa attraverso il sacramento del battesimo, che è ciò su cui il Concilio Vaticano II ha voluto insistere. Ecco perché prima di tutte quante le altre diversificazioni intraecclesiali siamo tutti quanti battezzati. Quindi dobbiamo comprendere bene, sicuramente adesso non so se come quanto avete avuto modo di approfondire nel corso della vostra esistenza il discorso sulla Chiesa, ma io quando faccio questi discorsi a qualunque livello ti guardano con due occhi così, dici: io sono questo? E chi lo sapeva? Ecco, però lo vedremo adesso brevemente insieme, ma è veramente così. Allora, vediamo anzitutto la struttura del secondo capitolo della Lumen Gentium. Si chiama Il popolo di Dio. E allora, la presentazione è questa. Anzitutto, chi era l'antico popolo di Dio? Il nuovo popolo di Dio è la nuova alleanza. Noi, la Chiesa, è la, come dire, successione storica in pienezza di ciò che fu il popolo di Israele nell'Antico Testamento. E il motivo per cui Dio ha voluto un popolo, lo sa lui, perché l'ha scelto fin dall'antica alleanza, prendendo un popolo ben determinato, geograficamente determinato, e chiamandolo a intessere una storia con lui. C'era un'alleanza antica, sigillata nel sangue del banchetto pasquale, Mosè, c'è un'alleanza nuova, sigillata nel sangue dell'agnello, rinnovato ogni volta che celebriamo la Santa Messa. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti. E quindi c'è un nuovo popolo che è in continuità e in discontinuità con l'antico popolo. È in continuità perché, come l'antico popolo, è un popolo di Dio e tutte le promesse ricevute da Israele si sono compiute nella Chiesa, quindi c'è una continuità. C'è una discontinuità perché questo popolo non è più limitato a un territorio geografico oppure a un'appartenenza di sangue, quindi non sono gli italiani e poi il resto del mondo, ma la Chiesa è, come vedremo avanti, per antonomasia cattolica, quindi non c'è un popolo a cui è legata, ma in essa, come dice il Nuovo Testamento, entrano popoli di ogni lingua, tribù e nazioni, le hai chiamati e le hai costituiti per il nostro Dio un regno di sacerdoti. Oggi vedremo in che senso, no? Scoprirete di essere sacerdoti, perché sacerdoti in un certo senso, diverso dal mio, ci siamo tutti quanti e dobbiamo capire in che senso lo siamo, no? Poi il sacerdozio comune, ecco il secondo paragrafo, che è una cosa molto importante, d'accordo? L'appartenenza a questo popolo, come dice la Sacra Scrittura, ha fatto di noi un regno di sacerdoti e li ha costituiti per il nostro Dio, puntini puntini. Quindi, in che senso? Voi sapete che Lutero, nelle sue sciocchezze, ha detto: esiste soltanto questo sacerdozio, quindi siamo tutti sacerdoti e non dobbiamo andare presso ai preti. Non è ovviamente così, ecco, eccola. Quindi dobbiamo capire in che senso, che cos'è questo sacerdozio comune e anche come si distingue quel sacerdozio dal sacerdozio ministeriale che ho io. Ce ne sono di due specie diverse e vedremo che il Concilio Vaticano II specifica che il sacerdozio che ho io
non è diverso, come dire, per grado, cioè io sono il capo e voi, scusate, e voi siete i non capi, ma è diverso per essenza. Cioè c'è una sovraordinazione gerarchica, ma c'è anche un altro tipo, cioè io dei sacerdoti ce ne ho due, che è quello come il vostro, e un altro, voi ce ne avete uno solo. Ecco, quindi, perché esistono due forme di partecipazione all'unico sacerdozio di Cristo. Ecco. E qual è il luogo di esercizio del vostro essere sacerdoti? I sacramenti, perché i sacramenti, così capiamo subito la differenza, io li amministro, ma voi ricevete, e io a mia volta li ricevo, io non vi faccio mistero, non vi scandalizzate, prima di venire qui ho fatto la mia confessione, che la faccio regolarmente, frequentemente, pure il Papa si confessa, ecco, perché il Papa pure lui può assolvere tutti meno che se stesso, d'accordo? Io la messa la celebro, d'accordo? Quindi assisto alla messa celebrandola, però, cioè la celebro, però pure io te la faccio con la testa, cioè pure io, come quando venite a me, c'è la differenza, cioè certo io consacro, ma pure io devo starci con la testa. E non devo stare a pensare, guarda, sta attento, non ha che si rinnova al sacrificio di Cristo, sia raccolto, sia devoto, scaccia pensieri, eccetera, eccetera, perché la celebro, sì, agisco, ma quella si rinnova anche per me. Io pure mi faccio la comunione, è vero che il sacerdote è obbligato a fare la comunione, ma deve essere una buona comunione, non è che siccome sono obbligato faccio la comunione e buonanotte, no, cioè devo fare anch'io una buona comunione, d'accordo, come tutti quanti, ecco, quindi capite subito questa dinamica, no? E i sacramenti, cioè un buon prete è quello che li celebra bene i sacramenti, ma un buon battezzato è quello che li vive bene i sacramenti, che li sa ben celebrare, specialmente quelli che si possono ripetere. Infatti desidererei tanto, ecco, nei prossimi incontri fare una buona formazione, anche ripeterlo, sono tante volte, non ho parlato sui sacramenti che si possono ripetere, che sono quelli al nostro uso più comune, che sono la confessione e la comunione. Ecco, e che vedremo quando parleremo di questo. È vero che i sacramenti, come dice Sant'Agostino, funzionano ex opere operato, quindi non c'è bisogno che tu, basta che siano correttamente celebrati e il sacramento c'è e produce degli effetti, d'accordo? Però i frutti, quindi il tasso, diciamo così, di efficacia che produce un sacramento dipende, insegna la Chiesa, dalle nostre disposizioni, cioè da come tu ti ci accosti, lo vivi, lo celebri. Per cui se io vado a fare come una stessa piena caramella, che vado lì, sto a pensare con la testa per aria e poi me ne torno al posto, metto a chiacchierare e poi me ne vado. Sì, hai fatto la comunione, per carità, ma se tu fai la comunione come faceva Santa Chiara, le Clarisse facevano la comunione 7 volte l'anno, 7 poi sono diventate sante, non c'è la differenza che c'è tra di noi. Questo fatto io lo racconto sempre, perché noi siamo oggi, per carità, io non potrei vivere senza la comunione quotidiana, no? Però non è quante comunioni te fai, ma è come la fai la comunione. Le Clarisse potevano fare la comunione 7 volte l'anno. 7. Ma quella se faceva la comunione e appena fatta cominciava a prepararsi alla prossima comunione e fatta la comunione prolungava il ringraziamento fino alla comunione successiva, cioè il giorno della comunione era che te posso, è come quando uno se va a sposare, che è stato fidanzato per 6-5 anni, quando arriva, oh, adesso finalmente, cioè capite, adesso non dico che ci vuole tanto fervore, però da qua è zero, c'è qualche cosa su cui ci dobbiamo un attimo sintonizzare, no? Poi vedremo un discorso sul senso della fede, i carismi, questo è molto importante anche per voi. Io tante volte nella mia esperienza di sacerdote, no? Parlo con le persone e magari ti raccontano, dice, ma sai, ho avuto un dialogo con quel sacerdote, ma questo mi ha detto queste cose, ma a me mi sembrano strane queste cose. Cercano, ecco, quando uno va da un medico, il medico insomma gli dice una cosa, dice, ma beh, non mi ha convinto tanto, fammi andare a fare un'altra visita. L'altro dice un'altra cosa, perché magari un medico era un po' spiccialetti e l'altro era un po' più competente, no? Scopriremo che c'è un motivo, cioè nel senso che per il fatto stesso di essere battezzati, e qui io vi prego, insomma, è un argomento su cui più tempo passa e più sto focalizzando bene l'attenzione, perché se noi impariamo ad ascoltare dal profondo la nostra coscienza, noi abbiamo sempre qualche dritta, d'accordo?
Perché San Paolo, cioè, quando scrive nel Nuovo Testamento che lo Spirito Santo ci parla nel cuore, ci fa da guida, e non abbiamo bisogno, non avete bisogno che nessuno va a maestri, addirittura dice, cioè, dice qualcosa di vero, dice, ma come non abbiamo bisogno di nessuno che va a maestri? Ma senti il catechismo degli adulti che vogliamo essere formati? Dico, sì, certo. Quindi la formazione fatta bene, espressa, c'ha bisogno di un impegno. Però avete visto quando uno sente qualcosa che non funziona, lo sente, non sa manco spiegarsi perché, d'accordo? Però lo sento, questo vale sia per la coscienza morale, quindi di quando noi magari in passato ci siamo fatti affari nostri, ci siamo fatti un sacco dei peccati, aggiustandoci le cose come ci pare, d'accordo? Però poi c'era sempre il campanino che diceva, ma questo non si fa. Ecco, però vale anche su ciò che attiene le cose attinenti alla fede e alla vita di fede. Poi vedremo in che senso il popolo di Dio è da un lato universale e dall'altro è unito. Chi sono i fedeli cattolici? D'accordo. L'importanza di appartenere proprio alla Chiesa cattolica e poi la Chiesa e i cristiani non cattolici. Qui si interseca con questo bell'argomento il tema della salvezza dei non cattolici. I protestanti vanno tutti all'inferno, gli ortodossi vanno tutti all'inferno, non so, i mormoni, gli evangelici vanno tutti all'inferno, i musulmani vanno tutti all'inferno, gli shintoisti vanno tutti all'inferno. Quindi dobbiamo però capire se c'è la possibilità di salvezza veramente per tutti, perché, come e a quali condizioni. E questo è un argomento di cui è importante parlare, insomma, ed è importante anche su questo averci le idee chiare, perché oggi siamo in tempi di, per carità, sacrosanto rispetto delle coscienze. Voi sapete che le coscienze vanno rispettate. Quando si parla di libertà religiosa, che è un argomento delicato, libertà religiosa significa questo qui, che tu non puoi forzare nessuno ad abbracciare una certa religione. Cioè, io lo so che Gesù Cristo è il figlio di Dio, cioè lo so, ci credo, cioè non ho nessun dubbio che tu soltanto dentro il cristianesimo e il cattolicesimo potessi trovare la pienezza della gioia e della felicità, come sentiremo nelle letture della messa di quest'oggi, lo so, però non posso prendere per collo una persona e costringerlo, d'accordo? Specialmente se lui crede che la religione giusta sia un'altra. Allora, questo non vuol dire che devo dire siamo tutti uguali, no, ma c'è un modo di approcciarsi corretto e un modo di approcciarsi non corretto, perché siccome la coscienza ce la rispetta pure il nostro Signore, nel senso che non ci fa violenza, noi dobbiamo adeguarci allo stesso modo, senza ovviamente perdere la coscienza, e speriamo che almeno noi ci crediamo, ecco, che di religione salvifica in senso stretta ce n'è una sola, non perché noi vogliamo essere i superbi della situazione e dire ammazza che bravi, la religione vera è la nostra, quindi voi non c'è niente da fare, dovete venire da noi, se no non c'è chance. Non è questo, ma Gesù Cristo ha detto di se stesso, io sono il figlio di Dio, fatto uomo, capite? Ha detto, tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa, d'accordo? E quindi i discepoli e i seguaci di Gesù vivono all'interno della comunità di fedeli radunata sotto l'autorità del successore di Pietro. Non è detto che siano tutti santi, lo vedremo, perché non è detto che vadano tutti in paradiso, perché come c'è la possibilità della salvezza per i non cristiani, così c'è la possibilità della dannazione per noi, anche preti, anche vescovi, anche cardinali, speriamo che i papi siano al di fuori, non voglio esaltarmi a parlare dei papi, ma anche fedeli tutti quanti, possiamo andare all'inferno tutti quanti, quindi possiamo andare all'inferno noi che abbiamo la pienezza dei beni, e possano andare in paradiso quelli che tale cosa non ce l'hanno. Ecco perché, vedremo come e perché, no? Questo è un pochino il cammino che prospetta il secondo capitolo. Vediamo subito una nuova alleanza e il nuovo popolo. Come intendere queste cose? Allora, abbiamo già accennato, l'Israele era l'antico popolo di Dio, destinato all'antica alleanza. Sapete come è nato il popolo di Israele? Non è tanto difficile. Dio prende Abramo, questo vecchio, dall'estremo oriente, zona coincidente Ur, la Mesopotamia, quindi l'attuale territorio Iran, Iraq, quei posti lì, e gli fa fare questo lungo cammino di fede verso la terra di Canaan, che lui non vede con gli occhi suoi. Nasce il figlio della promessa di Isacco, da Isacco nasce Giacobbe ha 12 figli, d'accordo?
attraverso tutte le vicissitudini narrate verso la fine del libro della Genesi, si ritrovano a andare tutti quanti in Egitto e a vivere lì. E in Egitto questi 12 figli di Giacobbe fanno figli, quindi costituiscono un popolo e vengono messi in schiavitù. 500 anni di schiavitù in Egitto. 500 è tanti. Tenete presente che Abramo si colloca più o meno storicamente intorno al 1850 avanti Cristo, più o meno. Mosè intorno al 1200 avanti Cristo, intorno sono date. Io spero che non dubitiate, come qualcuno di oggi, che questi personaggi non sono mitologici, ma sono esistiti, d'accordo? Ecco, che Mosè sia esistito non c'è nessun dubbio, d'accordo? Anche da un punto di vista storico, d'accordo? Ecco, su Abramo c'è qualche come dire, c'è qualche razionalista che lancia qualche perplessità, ma non è a mio avviso sensato né cosa fatta bene dubitare da un punto di vista di fede. Mosè fa uscire Israele dall'Egitto, Giosuè li porta nella terra promessa, tempo dei giudici, così c'è proprio una sintesi. Ecco, poi a un certo punto Israele si mette in testa che vuole il re. Dio gli dice: aspetta, prima di far re ci penso io a governare Israele attraverso. Dice: no, vogliamo il re. E Dio li accontenta. Chi è il primo re di Israele? Osannata Wiz, chi vuole essere milionario, non sapete niente. Il primo re di Israele è Saul, d'accordo? Che gaffa, che è l'immagine del combina guai della situazione, perché Saul ha una brutta fine. Chi è il successore di Saul? Vedi, il regno è suo. Davide, grandissimo re di Israele, 40 anni di regno. Dopo Davide, Salomone, ancora meglio di Davide, solo che Salomone fa una brutta fine, perché alla fine della vita, attraverso le donne straniere, perde tutta la sapienza che c'aveva e anche altro. Ecco. Poco dopo Salomone succede un evento drammatico, che il regno di Israele si scinde. E poi che succede? Che nell'ottavo secolo, nel 721, gli Assiri distruggono il regno del nord, d'accordo? E il regno continua a sopravvivere al sud, nell'attuale Giudea, con tutte quante le dinastie di re, fino all'evento tragico della distruzione di Gerusalemme, raso al suolo il Tempio di Salomone e deportati in Babilonia gli Israeliti. Non so se ve lo ricordate la storia, 586 avanti Cristo, un evento tragico. Sorge Ciro, queste tante cose erano raccontate nell'Antico Testamento, nella Bibbia. Sorge Ciro, re di Persia, chi va a messa tutti i giorni queste cose l'ha sentita almeno qualche volta. Ciro prende improvvisamente, distrugge il regno babilonese, instaura il regno dei persiani, chiappa gli israeliti tutti a casa tornano a casa, ricostruiscono il tempio di Gerusalemme, ricontinua la dinastia dei regni del sud. Erode il Grande era l'ultimo discendente, ormai diventato un re più di facciata che di sostanza, del regno del sud, d'accordo? Del regno di Giudea, ok? E l'ultima grande prova che subiscono gli israeliti è l'invasione del mondo ellenistico con Alessandro Magno e i loro successori, tra cui la tragedia di Antioco Epifane con il ciclo dei Maccabei, che è l'ultimo che chiude l'Antico Testamento, che volevano questi qua veramente distruggerli, colonizzarli e paganizzarli completamente. Israele fa una resistenza, diciamo così, molto molto forte, alla fine riesce a resistere. In quel periodo, l'ho detto all'incontro biblico di martedì scorso, nascono i gruppi estremisti, cioè puristi dei farisei, eccetera, sotto altre cose, e arriviamo ai tempi di Gesù. Questa è la situazione dell'antico popolo. Gesù cosa fa? Gesù raccoglie tutta l'eredità buona di Israele. Abbiamo visto l'anno scorso nel Vangelo di Matteo. Nel Vangelo di Matteo è proprio concepito Gesù come il nuovo Mosè. Mosè aveva dato il nuovo, aveva dato i 10 comandamenti, dolori sul monte. Gesù sale sul monte delle beatitudini e tira fuori le 8 beatitudini e tutto il discorso della montagna, che è il compimento, dice Gesù stesso: non sono venuto per abolire la legge, ma per dare compimento. Gli fu detto non uccidere, io dico guarda che non ti devi manco arrabbiare con tuo fratello, non devi dirgli stupido, non devi dirgli pazzo. Fu detto non commettere adulterio, dico guarda che se guardi una donna per desiderarla hai già commesso adulterio con il suo cuore, d'accordo? Quindi noi, Gesù, che comincia già nella sua azione a costituire la Chiesa, la costituisce in continuità e al tempo stesso in una certa discontinuità con Israele. Gesù era ebreo, la Madonna era ebrea, gli apostoli erano tutti ebrei, tutti quanti, tutti 12, d'accordo? Ma poi appaiono i momenti appunto di discriminanza, che sono poi gli stessi che diedero origine anche alla brutta fine, insomma, che ha fatto Gesù, perché non furono compresi dai suoi contemporanei, sia da un punto di vista dottrinale
sia da un punto di vista di chi è il fondatore del nuovo popolo, perché non è semplicemente il Messia ma il figlio di Dio fatto uomo, e sia in ordine alla dilatazione universale dei confini del nuovo popolo di Dio. Voi sapete, se studiate, tutti quanti vi diranno che all'inizio, questo appare anche negli Atti degli Apostoli, vi ricordate quando discutono San Pietro e San Paolo, cioè che ci facciamo con i gentili? Che ci dobbiamo? Li facciamo prima circoncidere o li battezziamo direttamente? A noi queste cose ci fanno ridere oggi, però allora era un problema grosso, capito? Perché dice allora, cioè l'appartenenza al popolo nuovo deve passare necessariamente per l'appartenenza, quindi tu prima diventi ebreo e poi cristiano o puoi diventare direttamente cristiano? Noi adesso diciamo diventi direttamente cristiano, ma adesso ma cioè voi dovete rendervi conto, insomma, questi erano nati israeliti, erano vissuti israeliti, quindi San Pietro, San Giacomo, se c'è stava San Paolo che si è messo a litigare col Papa, ogni tanto qualcuno litiga pure col Papa, e si è messo a batte pugni a dire no, che se non serve più la legge, ha avuto la sua efficacia, la legge mosaica nell'Antico Testamento, adesso è contenuta nel Nuovo Testamento ma è superata, quindi non serve che li faccia concedere, ha prevalso la linea di Paolo, il cosiddetto primo concilio di Gerusalemme, che non è annoverato tra i concili ecumenici ma di fatto lo è stato, è il momento in cui sono messi a discutere, cioè, che facciamo, che non facciamo. Bene, i pagani che vengono alla fede non devono essere circoncisi, si astengono dai loro riti strani, dall'impurità, eccetera, eccetera, e possono chiedere il battesimo. Quindi, ecco, chiaramente, nuovo popolo di Dio, voi sapete che tutto quello che accade nell'Antico Testamento, per esempio, la notte di Pasqua, si leggono tutta una serie di letture, per esempio, tra cui quella della Pasqua ebraica, no? Cioè il sangue di l'agnello immolato, arrostito, e gli stipiti del sangue dell'agnello sulle porte degli israeliti erano una figura, dicono i padri della Chiesa. Chi è Gesù? Gesù è il vero agnello che toglie il peccato del mondo, non il sangue di un animale, perché era stato scelto un agnello per ciò che l'agnello rappresenta. L'agnello rappresenta la mitezza, proprio l'offerta, no? Come pecora muta dinanzi ai suoi tosatori, e non gli stipiti della porta di casa, ma il sangue dell'agnello deve raggiungere la nostra anima. E raggiunge la nostra anima attraverso il sacramento del battesimo, attraverso il sacramento della penitenza e attraverso il sacramento dell'Eucaristia, in forme e modi diversi, con effetti differenti. Ora, questo popolo di Dio c'ha uno statuto, c'ha una costituzione, certo una costituzione un po' sui generis, l'Italia c'ha la costituzione italiana, noi la Lumen Gentium dice abbiamo un certo statuto. Qual è? Anzitutto c'è un capo, il capo del popolo di Dio è Cristo, attenzione. Poi vedremo che la gerarchia della Chiesa ha il compito di rappresentare Cristo capo. Bisogna vedere se fanno una buona rappresentazione o se fanno un mostro, se lo rappresentano bene o se lo rappresentano male. Ecco, però questo è un discorso che si fa ai membri della gerarchia quando si parla con loro, cioè il membro della gerarchia rappresenta Gesù, d'accordo? E quindi è lui che deve stare molto attento a rappresentarlo bene. Sotto due punti di vista: fedeltà all'insegnamento e alla dottrina, che non può in nessun modo alterare, e questo è assolutamente indispensabile, e anche però testimonianza di vita coerente, d'accordo? Perché se tu sei conforme all'immagine di Cristo capo e sacerdote, lo devi essere sotto l'altro, tutti quanti i punti di vista, cioè, tu devi essere un esempio, cioè camminare davanti alle persone come Gesù Cristo vuol dire che se tu dici una cosa, tu devi essere il primo a farla. È vero che Gesù nel Vangelo ha detto fate quello che dicono ma non fate quello che fanno, ma questo non è la regola, ma non è una cosa positiva, questa è una situazione patologica. Ecco, bene, comunque il capo è Cristo, anche se in questo popolo ci sono i rappresentanti del capo a vari livelli, come vedremo, forse non oggi, la prossima volta, ma lo vedremo in questa sezione. Poi c'è la condizione, la libertà dei figli di Dio. Qui ci sarebbe da parlare molto. Noi siamo uomini e donne liberi. In che senso? San Paolo dice, perché tutto quello che noi viviamo, tutto quello che noi facciamo, lo facciamo e così Dio vuole che noi lo facciamo. Perché comprendiamo la sua bellezza, la sua bontà e liberamente scegliamo di farlo. Siamo liberati perché i figli di Dio, voi sapete che Sant'Agostino distingueva la libertà dal libero arbitrio. Vi ricordate quando Gesù nel Vangelo dice se voi osservate la mia parola sarete davvero miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi.
Che significa che la verità vi farà liberi? C'è una libertà apparente che non è vera libertà, e ve lo dimostro in 30 secondi, che è quella dei peccatori. Voi sapete che un peccatore dice: ah, io sono libero perché io posso fare tutto quello che mi pare, a me non importa niente dei comandamenti dei preti, di questo, di quell'altro, io faccio come mi pare. Dico: sicuro? Tu sei sicuro? Tu sei sicuro? Vieni un po' qua, mo te prendo e te sputo in faccia. Tu sei libero, no? Bene, se te sputo in faccia tu non devi battere ciglio e mi ricambi con una carezza. Sei buono a farlo? Sei libero? Tu puoi fare quello che te, tu dimostrami, no? Che se si buona, dammelo. Se io sputo in faccia a uno, tutti mi danno un cazzotto, giusto? Se tu sei libero, allora tu dici: ti sputo in faccia e tu mi fai una carezza. Prova a farla a un figlio di Dio. Un figlio di Dio, se è discepolo di Gesù, tu sputi in faccia, te ricambi con una carezza. Perché Gesù questa ha fatto durante la passione. Capito? Io potrei fare una faccia così, ma non te la faccio. Perché Gesù durante la passione poteva fulminarli a tutti quanti, ma non l'ha fulminati. Attenzione che Gesù poteva non soltanto fargli una faccia così, poteva incenerirli a tutti quanti, ma non l'ha fatto. Allora è libero chi è veramente libero. Cioè, capite? Io decido che voglio fare una cosa, anche un gesto eroico da santo. Hai visto che bella, c'è stata la preghiera eucaristica numero 2, che io è quella che faccio un pochino di meno perché è troppo breve, mi sembra quasi che uno voglia averci prescia quando celebra la messa, però c'è un'espressione che è stupenda, che è bellissima: egli offrendosi, vi ricordate, liberamente alla sua passione, nessuno l'ha obbligato. Quindi dice: allora, qua per salvare gli uomini tocca soffrire, tocca versare fino all'ultima goccia di sangue, non c'è altro sistema. Potrei farlo e potrei pure non farlo. Che facciamo? Lo faccio. Cosa dice San Paolo? Tu sei libero? Dice: guardate, a stento si trova qualcuno che ci vuole il coraggio per dare la vita per una persona per bene. I santi laici, no? Uno crede, non lo so, nella causa, adesso i santi poi. Gli uomini celebrati dai laici, d'accordo? Il Che Guevara mi viene in mente, questo è il grande rivoluzionario, lui crede nel comunismo a destra e a sinistra e si immola, d'accordo, per una causa che crede giusta. Cioè, ma chi è che c'ha il coraggio di dare la vita per un criminale? Per uno che è cattivo e che non ti dice manco grazie, anzi te ci mette il carico da 11 sopra, dice: ah, buon'anima di mamma. Chi? Gesù Cristo, è quello che ha fatto. Quindi quando Gesù dice: allora, che cos'è il libero arbitrio? Diceva Sant'Agostino: il libero arbitrio è la facoltà degli uomini di scegliere tra il bene e il male. E che cos'è la libertà? La libertà è la signoria dell'uomo sul male, e quindi la capacità di dire di no sempre e comunque al male, perché da questo non viene nulla di buono, e di dire di sì soltanto al bene, scegliendo dentro il bene i vari livelli di bene possibili. Capito? Cioè, vi faccio un esempio del libero arbitrio: vado a messa sta domenica o non ce vado? Questo è il libero arbitrio, perché se vado a messa faccio bene, se non ce vado faccio peccato mortale. Questo è il libero arbitrio. Poi entriamo dentro la libertà: vado a messa la domenica o vado a messa 3 volte a settimana, o vado a messa 4 volte a settimana, o vado a messa 5 volte a settimana, o vado a messa tutti i giorni? Questa è libertà. Vai a messa solo la domenica, va bene; vai a messa tutti i giorni, va meglio. E lo decidi tu. Ecco la libertà dei figli di Dio dentro questo discorso. Capite? Che uno che va a messa tutti i giorni, va a messa tutti i giorni perché qualcuno lo costringe, va a messa tutti i giorni se ha interiorizzato la bellezza di questa cosa, se vuole diventa santo e tante altre cose, d'accordo? Va bene. Poi, qual è la legge dei figli di Dio? Qui dobbiamo evangelizzare parecchio. La legge dei figli di Dio è la carità, è l'amore. L'amore verso Dio, l'amore vicendevole. Oh, vi devo dire, vi racconto una cosa bella. Ecco, ci ho avuto degli splendidi dialoghi, ecco, con alcuni cari nostri fratelli che condividono con me una cosa che io ho sempre visto appena sono arrivato qui. Dico: ragazzi, qui è necessario che noi, una comunità cristiana, ci rendiamo artefici di costruzione, comunione e reale fraternità.
quindi il nostro stile, come ci muoviamo, come ci poniamo, sia come singoli sia nelle nostre piccole organizzazioni, non possiamo, cioè Gesù nel Vangelo di San Giovanni ha detto: vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato. Da questo tutti sapranno che siete i miei discepoli. Non se passate le notti in chiesa a pregare, e sapete che io ce le passo, d'accordo, e ce le passo volentieri, ma non è quello, d'accordo. Se non nasce questo stile, così come i pagani che si accostavano alla chiesa nei primissimi tempi, c'era proprio un grido che avevano: guardate come si amano, capito? Ma non è che, perché era percepibile, è uno stile differente, cioè un modo di guardare l'altro differente, diverso. Questa è la legge suprema, d'accordo? Voi sapete che nella chiesa sta il diritto canonico, ci stanno le regole, d'accordo? Ecco, ma io ci diciamo sempre, professore di diritto canonico, che il diritto canonico conclude con un canone che dice: bene, tutte queste cose che ci siamo detti vanno tutte bene e devono essere osservate, le leggi della chiesa devono essere osservate. Non lo so, il digiuno eucaristico, che adesso è un'ora, è una legge della chiesa, quindi tu fai la comunione, devi stare a digiuno da almeno un'ora da quando fai la comunione, questa legge va osservata. Però sopra tutte queste norme e dentro queste norme c'è la carità. Per cui nei casi in cui, per esempio, supponi, no? Un parroco va da un poveretto che è un malato, una volta al mese a portargli la comunione, quello si è scordato e si è mangiato un biscotto mezz'ora prima che arrivo io. Che faccio? Io dico: ci vediamo il mese prossimo, niente comunione. È la volontà di Dio questo qua? È una legge della Chiesa, io sono il parroco. Hai visto? Quando c'ho la fascia che si porta, io dico, per far capire, avete visto che Benedetto XVI, quando si è dimesso, porta ancora l'abito bianco, ma avete visto, non c'ha la fascia alla vita e non c'ha la mantellina. Perché? Perché quelle due cose sono i simboli dell'autorità di giurisdizione, per colui che è ancora papa ma non esercita più le funzioni del papa. Invece il parroco è parroco, quindi la legge canonica io la posso dispensare veramente. Quindi prendo questo malato e dico: te si scordato, vabbè, la prossima volta state più attento, che per rispetto a Gesù è bene che non si mangia proprio la comunione, perché al di sopra di tutto c'è sempre la carità. Poi qual è, che cosa esiste a fare la chiesa? Questo è tutto il Consiglio Vaticano II, che ci stiamo a fare noi sul pianeta Terra? Che dobbiamo fare? Dobbiamo dare da mangiare a tutti i bambini che muoiono di fame noi? Dobbiamo dare da mangiare ai bambini che muoiono di fame, dobbiamo costruire gli ospedali, dobbiamo costruire questo, sono tante cose che hanno fatto fior di santi. Ma la Chiesa esiste per questo? No. La Chiesa dice, Lumen Gentium capitolo 2, che ha come fine instaurare il regno di Dio sulla terra e raggiungerlo in cielo. Il regno di Dio, cioè portare le persone a Gesù e insegnare le persone a vivere con Dio come re, cioè a fare la volontà di Dio. È certo che dentro la volontà di Dio c'è pure che se sta uno sta morendo di fame, l'aiuti, lo sostieni, lo amministri, cioè, ma questo è, capito, dentro un discorso più grande. E attraverso quali strumenti opera questo popolo? Attraverso lo Spirito Santo che abita nei cuori, che viene trasmesso nei cuori dei fedeli. Come? Cioè, se io dovessi chiedere, voi ce l'avete lo Spirito Santo oppure no? Lo Spirito Santo ce l'ha chi sta in grazia di Dio, come dice il Catechismo, no? Ecco, e una volta sta in grazia di Dio, come cresce lo Spirito Santo? Tanto quanto ricevi bene i sacramenti e tanto quanto preghi. Io con i ragazzi ogni tanto rispolverò un pochettino il glorioso catechismo di San Pio X, perché io sinceramente posso dire che la chiarezza che io riscontro in alcuni dice: che cosa dobbiamo fare? C'è un numero del catechismo, mi piace tantissimo, dice: che cosa dobbiamo fare per vivere secondo Dio? Dice: allora voglio essere, dimmi in due parole che dobbiamo fare. Guardate che fantastico quel numero. Per vivere secondo Dio dobbiamo credere in tutte le verità di fede, osservare i comandamenti di Dio e custodire la grazia attraverso l'orazione e i sacramenti. Ha detto tutto.
Cioè, se tu spieghi bene questa frase qua, in tre parole hai detto tutto. E invece solo chiacchiera, fa le prediche, rulla. Cioè, alla fine poi non gli resta niente, capito? Cioè, io sono sempre stato il fautore, e questo me lo dicono le persone che mi ascoltano, delle idee chiare, cioè io mi devo raccapezzare, ho capito cosa devo fare. Se mi faccio chiacchiere, sacco di belle chiacchiere, sacco di belle cose, cioè, però fammi capire. Per vivere secondo Dio dobbiamo conoscere bene la nostra fede e frequentare bene il catechismo degli adulti, così la conosciamo meglio. Osservare i comandamenti di Dio e custodire la vita della grazia attraverso la pratica dei sacramenti e la vita delle preghiere. Perché i santi stanno sempre a pregare, stanno sempre in chiesa, si confessano una volta a settimana, San Francesco confessa tutti i giorni, perché? Perché più grazia pigli, più santo diventi. Non è che ci sta, capito? Pigli poca grazia e diventi poco santo, pigli tanta grazia e diventi tanto santo, perché la nostra santità non è frutto dei nostri muscoli spirituali, anche se dobbiamo cooperare con la grazia, ma è frutto di Dio. Quindi più pigli e più cresci. È come quando uno mangia, se vuoi cresce e te lo fa muscoli, alla magna e ti devi allenare. Ecco, beh, vabbè. Poi abbiamo ancora un pochino di tempo, facciamo un altro argomento per oggi: sacerdozio comune e sacerdozio ministeriale. Vedete questo bel sacerdote che celebra la messa a rito antico con Gesù, vedete che porta la croce vicino a lui, bellissimo, mentre sta consacrando. Avete fatto caso che anticamente, quando il sacerdote consacrava, doveva necessariamente inclinarsi e appoggiare i gomiti sull'altare? Io lo faccio ancora adesso. Voi lo capite perché da quell'immagine, no? Perché prende la forma di Gesù che sta portando la croce. Cioè, avete mai pensato? Quella foto dietro, vedete, c'è il sacerdote e Gesù vicino con la croce che sta curvo, come il sacerdote, vedete che sta inclinato a consacrare. Ce l'avete mai pensato? Tanta roba, eh? Ecco. Allora, andiamo a capire che differenza c'è tra un battezzato e un prete. Allora, anzitutto si parla di diversità essenziale. Quindi, ripeto, come ho detto prima, non è che uno è il capo e l'altro è il suddito. No, non è semplicemente questo. Ma si trovano, fanno due cose diverse. E ordinazione reciproca, cioè dice la Chiesa, il sacerdozio di Don Leonardo e il vostro sono ordinati l'uno all'altro reciprocamente, e sono diverse forme di partecipazione all'unico sacerdozio di Cristo. Allora, il sacerdozio comune che cos'è? È la partecipazione al sacerdozio di Cristo proprio di tutti i fedeli, cioè i battezzati. E che cosa produce? 1. Abilita alla ricezione dei sacramenti. Voi volete confessare? Sì. Volete andare a messa? Volete fare la comunione? Sì. Volete ricevere la cresima? Sì. Volete sposarvi? Volete sposare? Sì. Se no, vuoi diventare prete? Sì. Vuoi ricevere l'olio santo? Sì. D'accordo. Vuoi diventare suora? Sì. Vuoi diventare frate? Sì. E perché? Perché puoi ricevere i mezzi di grazia istituiti dal nostro Signore Gesù Cristo. Se non sei battezzato, puoi confessarti? No. Puoi fare la comunione? No. Puoi diventare prete? No. Puoi celebrare il sacramento del matrimonio? Tu no. L'altro fedele, se fa il matrimonio misto, sì, ma uno di due deve essere battezzato. Quindi la prima caratteristica del sacerdozio comune è la ricezione dei sacramenti. Secondo, attraverso la partecipazione al sacerdozio di Cristo, tu, e questo possiamo farlo tutti, puoi pregare in comunione con Lui, per te e per Lui. Cosa fa un sacerdote? Il sacerdote eleva a Dio delle preghiere perché siano ascoltate. Se voi chiedete una grazia al Signore, stando in grazia, quindi in piena partecipazione al sacerdozio comune, il Signore ve la dà, se quella grazia è cosa buona per voi, così come se la chiedete per gli altri. Ancora, cosa fa un sacerdote? Porta al Signore le offerte, no?
cosa dico io all'offertorio? Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio io sto presentando a Dio. Voi sapete che nelle offerte, cosa dice il sacerdote? Oggi è l'offertorio più breve, però l'essenza: benedetto sei tu, Signore dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, attenzione, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Cosa significa? Significa che in quel pane c'è tutto quello che tu fai, c'è tutto il tuo lavoro, c'è la tua vita. Tu la porti a me che sono un sacerdote, io la tua vita la prendo e la offro al Signore, cioè, guarda, questa è la vita che stanno spendendo per te i fedeli che sono qui presenti, perché noi dobbiamo spendere la vita servendo il Signore, d'accordo? Il sacerdote presenta questa offerta a vostro nome, ma la vita è la vostra. Tu puoi anche dire al Signore: bene, oggi canta fatica a lavorare, Signore te lo offro, non mi va per niente oggi lavorare, ma te lo offro per amore tuo, e Dio la gradisce quell'offerta. Oh Signore, guarda, c'è stato questo problema, ho visto c'è questa situazione difficile, ti offro un digiuno perché tu intervenga. Il Signore accetta questo. Quindi il sacerdozio comune abilita alla ricezione dei sacramenti, abilita alla preghiera e abilita ad offrire se stessi e tutte le attività della vita come sacrificio a Dio. Quindi, a che serve principalmente il sacerdozio comune? Se voi ci riflettete un attimo, alla santificazione propria, cioè ricevendo il battesimo il Signore mi dà la capacità e i mezzi per santificarmi. Come mi santifico? Ricevendo i sacramenti, pregando e imparando a offrire la vita in sacrificio a Dio. La preghiera eucaristica 3, che è un'altra, le preghiere eucaristiche sono tutte belle sinceramente, egli faccia di noi, vi ricordate, un sacrificio perenne a te gradito. Io lo chiedo per tutti. Quindi, vi esorto io, dice San Paolo, ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. E a cosa serve invece il sacerdozio ministeriale? Serve ad agire, si dice tecnicamente, in persona Cristi, cioè io rifaccio alcune cose che Gesù ha fatto per la salvezza degli altri, cioè Gesù, quello che Gesù ha fatto non era volto alla salvezza propria, Gesù non aveva bisogno di essere salvato, era rivolto alla salvezza degli altri. Allora, mentre il sacerdozio comune serve a salvare a te, cioè che diventi santo tu, il sacerdozio ministeriale serve a santificare gli altri, non me, gli atti propri del sacerdozio ministeriale, per il motivo che ho detto prima. Io vi posso confessare, ma io non mi posso confessare. Oh, se io non trovo un confessore non mi posso dare la soluzione. Sì, ma come, sei prete? Sì, ma se io vi dicessi, perché non mi posso confessare? Perché il mio sacerdozio non può servire a me stesso, ma serve soltanto agli altri. Capito? Perché non posso ordinare a vescovo da solo? Mi ordino vescovo stamattina, mi sveglio la mattina, non lo posso fare. Capito? Cioè, non è proprio impossibile, perché il sacerdozio ministeriale serve agli altri, perché riproduce quell'aspetto sacerdotale, cioè perché Gesù ha offerto se stesso, attenzione, anche per dare al Padre il culto perfetto a nome di tutta l'umanità, e questo lo facciamo tutti quanti. Però tutto quello che ha offerto è per la salvezza dell'umanità, e questo lo fa il sacerdote ministeriale, capito? Quindi quando io prego, voi sapete che io, oltre a pregare le preghiere mie, voi sapete che un sacerdote è obbligato, sotto pena di peccato mortale, anche se qualche prete se lo scorda, speriamo di no, a recitare il breviario. Io il breviario non lo recito, me lo recito per voi, perché il breviario è la partecipazione alla preghiera pubblica della Chiesa, d'accordo? Guai a me se io non celebro il rosario, perché se io non dico il rosario sono affari miei, divento meno santo io. Ma se io non dico il breviario pecco mortalmente, perché io manco al mio ufficio sacerdotale di santificare con la mia preghiera gli altri, cioè quella preghiera non è per me, è per gli altri, è dedicata. Voi sapete, io celebro la messa, ma io una messa domenicale sono obbligato ad applicarla per il popolo. Ma manco se fosse morta mia madre la sera prima, io non posso prendere quella messa e dire porta niente, la faccio per mia madre, non lo posso fare. E racconto sempre, quando sono morti i miei genitori, io le messe per i miei genitori le ho fatte celebrare da altri preti. Non perché non potessi farle, ma perché essendo già parroco, quando le celebro? Mica posso dire ai fedeli: oh, senti,
sono morti mio padre e mia madre, mo per 2 mesi lasciami perdere, che devo fare, non lo so, ma lo posso fare. Capito? Quindi abilita la genie personale a Cristi ad amministrare i sacramenti per gli altri, ad offrire non semplicemente i miei sacrifici, devo offrire al Signore, ma offrire al sacrificio dei sacrifici, l'unico sacrificio che credete a Dio, in nome del quale tutti i sacrifici sono a Lui graditi, eh? Perché i nostri sacrifici sono graditi a Dio se sono uniti a quelli di Cristo. Ecco perché prima c'è l'offertorio e poi c'è la consacrazione. Stare attenti che la messa è stata pensata in maniera intelligente, eh? Poi ci penseremo. Cioè, io presento le offerte e quelle offerte saranno trasformate nel corpo e nel sangue di Cristo. Che significa? Significa che la tua vita, il tuo lavoro, i tuoi sacrifici sono graditi al Signore soltanto se Gesù li prende, li unisce al suo e li offre al Padre, perché se no Dio si gira dall'altra parte, eh? Non ci guarda a noi, ci guarda sempre attraverso gli occhiali, se si può dire così, della croce di suo figlio. Allora sì che ci guarda bene, capite? Quindi offre a Dio il sacrificio della messa, offre a Dio i sacrifici dei fedeli, si vede liturgicamente nell'offertorio, e prega per la santificazione degli altri, capito? Quindi quando io sto tanto tempo a pregare, non ci sto solo per me. Allora, attenti che quando qualcuno dice che il parroco prega troppo, tu la ringrazia Dio che il parroco, tu devi preoccuparti se il parroco prega poco, capito? Perché la santità dipende dalla grazia e la grazia si impetra con la preghiera. Le persone che non mettono mai piede in chiesa, io che gli faccio? Che cosa gli posso fare? Certo, io vado in giro, l'incontro, cerco di parlarci 2 minuti quando gli viene di collegarsi. Se l'incontro in giro, cerco di farci 2 chiacchiere. Poi, come posso sperare che la salvezza in qualche modo li raggiunga? Se prego per loro. Magari io sto qua 10 anni, mi faccio 10 anni di pregate e quello sembra che è più bestia rara di prima, perdonatemi il termine, un termine scherzoso, non sto dicendo bestia rara, che se non mi chiamano il telefono azzurro sto parlando per scherzare, no? Quello però magari tra 20 anni si converte, e quando io sarò morto, questo, tu hai pregato per lui per 10 anni, però mi devi da tempo di operare, e io ho esaudito le tue preghiere, perché 10 anni dopo che te ne sei andato te l'ho convertito, e la salvezza di quello sta per le preghiere tue. Funzionano così le cose. Ecco perché è molto importante che noi ci abilitiamo a vivere in un orizzonte di fede. Allora, chiudiamo rapidissimamente, che ci incombe la messa. Vediamo un pochettino il sacerdozio comune dei sacramenti. Questo discorso poi lo approfondiremo, specialmente a quelli che si possono vivere. Allora, il battesimo. A che serve il battesimo? Rende capaci di professare il culto cristiano. Rende figli di Dio, obbliga a professare la fede. La cresima che cosa fa? Perfeziona il legame con la Chiesa, ci rende partecipi dell'effusione dello Spirito Santo, dei suoi 7 doni, obbliga ancora più gravemente a rendere testimonianza a Cristo con la vita e la parola. Al sacrificio eucaristico, tutti i battezzati, dice la Chiesa, concorrono in modo proprio all'offerta della vittima, quindi noi quando il sacerdote sta celebrando la messa dobbiamo unirci all'offerta che lui fa di nostro Signore, e offrono se stessi insieme con lui e si cibano dell'Eucaristia, che è il massimo atto dell'espressione del vostro sacerdozio in questa terra, è fare la comunione, il top. Ecco. Poi attraverso il sacramento della penitenza ottengono la remissione delle offese a Dio e la riconciliazione con la Chiesa ferita dal peccato. Questo lo approfondiremo. Ricordiamo sempre che i nostri peccati non sono soltanto affari nostri, perché i nostri peccati non rimangono tra me e Dio. Ricordate, non so se l'avete visto, che era, lo chiamavano Trinità, continuavano a chiamarlo Trinità, le risate quando Bud Spencer si va a confessare dal monaco, che dice oi, non andati a nessuno, dice, no, cioè, a parte me e lui non saprà niente nessuno. No, o rimane tra me e te, non se ne fa niente. però con i peccati non è così, non è, ma non rimane né tra me il confessore né tra me Dio. Purtroppo quello che facciamo di male, scrisse San Giovanni Paolo II, poi nella riconciliazione, anche un peccato di pensiero nuoce a tutto il corpo ecclesiale.
ci risulta difficile, dice, ma com'è possibile? È possibile come? Così come un atto di virtù fatto da te, anche un buon pensiero, giova in bene, c'è sempre il rovescio della medaglia, tutto il corpo ecclesiale, non soltanto a te. Attraverso l'unzione ottengono da Dio sollievo e salvezza e la forza di unirsi alla passione e morte di Gesù, offrendo il dolore accettando la morte. Quando parliamo di questo sacramento, che capite, cioè quando uno sta male, hanno fatto adesso la legge sul fine vita, già mi hanno chiamato a fare un intervento in diretta Facebook la settimana prossima sul testamento biologico e sull'eutanasia, lo farò, d'accordo? Come ti relazioni dinanzi alla sofferenza? Noi abbiamo un Vangelo della sofferenza, eh? Noi seguiamo Cristo crocifisso. Il sacramento dell'unzione degli infermi serve proprio a santificare la sofferenza legata alla malattia e anche a santificare il momento cruciale che è quello della morte. Per cui il sacramento dell'unzione non è che si riceve quando uno sta dando l'ultimo respiro, che sa, sapete, giuridicamente tu puoi dare l'olio santo fino a quando una persona respira e gli fa qualcosa pure fino a quando respira, ma l'ideale sarebbe riceverlo quando ci sta ancora con la capa e quando può trarre il massimo dei frutti da suo sacramento, no? Il matrimonio, segno dell'unione feconda tra Cristo e la Chiesa, e attraverso questo due fedeli si amano e si santificano vicendevolmente, accolgono ed educano i figli e costituiscono una vera Chiesa domestica. E infine, attraverso l'ordine sacro, saranno pastori della Chiesa con la grazia e la parola di Dio, quindi parteciperanno a quella forma particolare del sacerdozio di Cristo che è finalizzato al bene del prossimo e alla sua funzione di capo e di pastore. Questi sono i ministri sacri. È meglio che ci fermiamo qui, perché il prossimo argomento diventa complicato, non ci corre dietro nessuno, tanto abbiamo, speriamo, qualche annetto da stare qua, quindi ha voglia, approfondire il catechismo, meglio poco e bene piuttosto che fare cose de furia, de fretta e meno bene. Beh, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Ti rendiamo grazie, Signore.